Viali, come aveva preparato la partita? È andata come si aspettava? Sì, soprattutto nella fase di non possesso, nel senso che abbiamo costruito la catena per limitare Calderini e lo straniero a destra, Van de Put. esatto, perché sono veramente molto molto bravi a crescita numerica sia in dribbling sia in sovrapposizioni e da lì loro poi sfruttano tutte le... Lì secondo me abbiamo lavorato molto bene. Non abbiamo lavorato benissimo sulla pressione ultraoffensiva della metà campo loro, soprattutto nel primo tempo. E questo ci ha un pochino limitato e non abbiamo sfruttato, secondo me, ma su questo campo dietro la verità è veramente difficile il giro palla che loro potevano subire. L'abbiamo fatto a sprazzi nel primo tempo, potevamo farlo molto molto meglio. Punti molto importanti, oltre che per la classifica, per il morale. Sì, per tutto, nel senso sicuramente alla fine il risultato dà credibilità al percorso di un gruppo, di una squadra. Questa squadra lo meritava da tempo, per quello che dà. E poi per quello che dicevamo anche ieri, siamo lì, cioè il gruppetto di quelli che si giocherà la salvezza diretta fino all'ultima giornata è quello. E quindi ieri vi dicevo che volevo parlare fino al 5 maggio e oggi è la conferma. È chiaro che la partita di oggi era un bivio importante. Oggi ci dice che ce la giocheremo, dovremo provare a giocarcela fino alla fine del campionato. Anche le altre squadre in lotta per gli ultimi, per evitare appunto gli ultimi posti sono in forma, è un bel finale di campionato da quel punto di vista. Assolutamente, c'è un livello in questo girone, il livello medio altissimo, ma la parte bassa nel girone di ritorno ha alzato la qualità in maniera esponenziale. Il cuneo c'è. Assolutamente, l'ha dimostrato oggi.